Siamo a Santa Maria di Gesù, a Palermo, all'interno della città, in un lembo di terra che è residuo dell'antica Conca d'Oro. L'azienda è di Giuseppe Lo Giudice e qui coltiva limoni e nespoli con amore e con passione, mantenendo questa terra come l'ha ricevuta dai nonni. Giuseppe, grazie di avermi accolto qui in questo paradiso. Siamo alle porte di Palermo, però non sembrerebbe che qua possa coesistere ancora della natura incontaminata. Qui i limoni li vedo, gli olivi pure, però mi pare che più avanti ci sono anche i nespoli. E che sono già in produzione, vero? Sì, quest'anno abbiamo cominciato in anticipo, almeno 3 settimane di anticipo, ma non per tutte le varietà. Quindi stiamo già raccogliendo dal più o meno da inizio aprile. È colpa del fatto che non c'è stato tanto freddo d'inverno? La risposta francamente io non ce l'ho, perché non riusciamo a capire qual è il motivo dell'anticipo su alcune varietà. Io ho 23 varietà diverse, alcune varietà hanno anticipato parecchio e altre invece hanno ritardato parecchio, per cui che cosa è successo non è. Francamente non me la sento, sì, una serie di ipotesi, però non bisognerebbe approfondire, avere serie storiche. Sì, approfondire, ma la difficoltà ormai è, non per continuare sulle frasi fatte, questi cambiamenti climatici non ci danno più degli elementi certi, quindi che faccia delle punte di caldo a febbraio e poi abbassa nuovamente la temperatura, cioè non abbiamo delle certezze, per cui come facciamo a capire cosa è successo? Giuseppe, ma perché mi hai portato qua? Mi hai portato qua per farvi vedere questo olivo antichissimo, che è come dire il simbolo di com'era prima la coltivazione proprio in questa zona. Ma quanti anni ha più o meno? Ma la parte più anziana, pensiamo, almeno 500 anni. È bellissimo. Sì, ed è a questo... ha creato questa casa. È vuoto sotto. Sì, è vuoto sotto, infatti l'abbiamo sempre chiamato l'albero casa, perché tutti quanti, fin dai tempi di mio nonno, venivamo a giocare da piccoli. I bambini si usavano come capanna, la casetta. La capanna. Ed è un bellissimo albero, un bellissimo esemplare, plurifotografato, filmato, che non ce ne sono molti. Giuseppe, da qua si domina tutta la città, si vede il mare, si vede Monte Pellegrino, la parte più alta dell'azienda. Sì. E qua ci sono i nespoli. Sì. Quanto è grande l'appezzamento dei nespoli? 1,7 m ed è un campo varietale che abbiamo impiantato nel 1997 con il professore Calabrese. Perché un pianto Francesco Calabrese. Calabrese, col quale io ho sempre collaborato fino ai tempi dell'università, prima ancora di essere laureato. Con lui mi piaceva moltissimo collaborare con lui. È un grande innovatore. Abbiamo, ogni tanto lui tirava fuori qualche... lo dico affettuosamente, follia, come altri campi che abbiamo fatto, ma uno di questi è stato questo campo varietale, questa collezione varietale di nespolo. Quante ce ne sono? Ci sono varietà? 23 varietà diverse di nespolo. Italiane, estere? Italiane, giapponesi, spagnole soprattutto. Sì. Ma alla fine, dopo tanti anni, qual è che ti ha dato finora più soddisfazione? Più soddisfazione me l'ha data una nespola che si chiama Claudia, che ha individuato Claudia Nuccio, che è un'altra nostra collega che dirigeva la sezione operativa di Misilmeri, ed è una nespola bianca che ha un'ottima resistenza alla ticchiolatura, che è il problema principale delle nespole qui da noi, è un'ottima produzione. Altro
problema che abbiamo è quello del rodilegno, quindi degli insetti che mangiano, che bucano il legno, e siamo costretti a combattere meccanicamente, perché noi in tutta l'azienda, sia il Nespoleto che i limoni, non facciamo alcun trattamento, perché siamo certificati dal 1994. Siete tra i primi. Come se avessimo raggiunto ormai un equilibrio tale per cui le piante vanno avanti da sole, chiaramente previo controllo preventivo su tutto. Quindi niente trattamenti, neanche lanci di insetti utili. Neanche lanci di insetti utili. C'è chiaramente una valutazione, ma fino adesso, diciamo, negli ultimi anni non ho mai avuto problemi, una valutazione dell'incidenza, perché a volte inizia un insetto sul limone, però quando la percentuale di attacco è veramente bassa non è necessario trattare, ma bisogna soltanto aspettare che l'insetto esista prenda il sopravvento, quindi riusciamo a condurla tranquillamente, dico, senza problemi. Faccio parte per il Nespoleto di un progetto che si chiama Team Fruit, abbiamo utilizzato la misura 16, sempre quella del PSR, sempre per continuare a parlare della collaborazione con le istituzioni, università e regioni. In questo caso utilizziamo i fondi regionali, sia come biologico, l'abbiamo sempre utilizzati. Quindi quelli del PSR? Quelli del PSR e adesso con questo progetto Team Fruit. Giuseppe, 23 varietà che ti coprono, vuol dire, un calendario di raccolta che comincia? Generalmente comincia ai primi di aprile e finisce ai primi di giugno. Quindi due mesi e mezzo. Considera che l'importanza della nespola come frutto è il punto di congiunzione fra gli agrumi, quindi la fine degli agrumi e l'inizio delle ciliegie, delle albicocche, delle pesche. Della frutta più estiva, diciamo. Sì. Diciamo, proprio in effetti è l'unico frutto. L'importanza della nespola storicamente è solo quella, perché poi purtroppo è un prodotto buonissimo dal punto di vista proprio del sapore, ma è scomodo da mangiare, cioè niente a che vedere con le ciliegie, che è molto più facile. Anche una shelf life breve, c'è una durata sugli scaffali, no? Lo diciamo per i telespettatori che non hanno dimestichezza con il gergo tecnico. Sì. Però devo dire una cosa, mi è capitato di comprare nespole al supermercato, poi mi sono accorta qual era la provenienza, ma non sapevano di nulla. Io ho assaggiato qui delle nespole che sono veramente dolcissime. Perché? Perché la nespola, cioè in genere i nostri mercati sono pieni di nespola spagnola, che viene raccolta molto verde per poter consentire la lavorazione nelle cassette e la distribuzione in tutta Europa, perché diciamo la Spagna detiene il controllo di tutti gli ipermercati europei, e quindi loro sono costretti a lavorare la nespola verde, e la nespola una volta che è raccolta non ha più il punto di non riesce a raggiungere la giusta maturazione, mentre noi facciamo fondamentalmente per il 90% vendiamo tramite un distributore, si chiama I Frutti del Sole, e raccogliamo una nespola che è pronta dopo 4 giorni. Lavora in tutta Italia, però abbiamo la necessità di garantire i 4 giorni di trasporto da Palermo a Milano. Cioè perché noi siamo sempre in un'isola. Sì, ma è fondamentale che vendere nespola che quando arriva sul bancone della vendita sia già matura. Certo, perché diciamo, non delude il consumatore poi torna ad comprarla. Certo, sì. E in Sicilia queste nespole le troviamo? In Sicilia noi riforniamo qualche piccolo negozio, ma ripeto, quella che vendiamo qui è soltanto quella proprio già matura, pronta da mangiare, che deve essere quindi messa sul bancone. Quella che abbiamo assaggiato poc'anzi. Che deve essere messa sul bancone in giornata, quindi distribuisco saranno 5-6 negozi a Palermo. Palermo e Bagheria. Diciamo, i palermitani possono avere la fortuna di mangiare nespole dolci.
sempre fare attenzione, cioè noi consumatori dobbiamo, come dire, abbiamo quasi il dovere di vedere la provenienza del prodotto. Controllare l'etichetta. Controllare l'etichetta, perché sull'etichetta c'è scritta la zona, la provenienza. Zona di provenienza. Quindi se è Italia, quasi sicuramente è in Sicilia la produzione. Sì, se Italia e Sicilia, ma la stessa cosa, allora per rifarci al progetto Team Fruit, la stessa cosa avviene con gli avocati o con i manghi. La frutta tropicale. C'è una grossa differenza fra i manghi e gli avocati prodotti da noi, cioè da aziende siciliane, quindi che immesse immediatamente sul mercato rispetto a quelli che vengono dal Cile o dal... Che devono fare giorni e giorni di navigazione. E quindi sei costretto anche a raccogliere frutta meno matura per garantirti meno traumi nel trasporto e poter viaggiare per più tempo. Insomma, un consiglio per gli acquisti: mangiamo siciliano, perché sicuramente mangeremo frutta più matura, più dolce, più saporita e più sana. Giuseppe, ma questo lembo di paradiso, perché oramai è rimasto in mezzo a tante costruzioni, da dove viene? Era di mamma, di papà, dei nonni? È stato acquistato da una mia antenata nel 1740, da una donna che si chiamava Cosima Manno, che mise in piedi questa azienda, chiaramente non come adesso, e la zona venne chiamata Don Cosima, quindi doveva essere una abbastanza... un'erboruta. Sì. Dopodiché si è tramandata sempre per linea femminile fino a mio padre, quindi fino agli anni 80 del Novecento, sì, molto strano. Sì, si è riunificata appunto tutto quanto, si è riunificato con mio padre, perché alcuni eredi sono deceduti e quindi è ritornata tutto quanto unica a nome di mio padre. E adesso verrà divisa nuovamente per i nostri figli, diciamo, noi siamo quattro figli e quindi verrà disgregata nuovamente. Speriamo che la mantengano unita, ma non abbiamo alcuna certezza. Bene, 4 ettari hai detto? Poco meno di 4 ettari. Che in questa zona per Palermo è una superficie enorme, se la trasmutassimo nella piana di Catania sarebbe un'azienda piccola. Fa parte sempre della polverizzazione, perché 4 ettari non ti consentono di fare meccanizzazione, insomma, dico, non è un'azienda piccolissima, però siamo dentro il mercato palermitano e quindi usufruiamo della vicinanza, sì, e quindi questo ci aiuta parecchio. Abbiamo concluso questa visita a questo posto bellissimo. Giuseppe, io ti ringrazio della disponibilità, della grande competenza. E speriamo di rivederci presto. Grazie a voi.